adesso, a partire dalle informazioni in questo grafico, dobbiamo ricavare l'accelerazione angolare alfa e l'intensità del campo induzione magnetica B, che infatti erano stati considerati finora soltanto come parametri di cui non si conosce il valore. Vediamo che nella funzione della FEM in funzione del tempo, cioè questa espressione che abbiamo trovato poco fa, l'accelerazione angolare compare nell'argomento del seno, mentre invece nell'ampiezza crescente compare l'accelerazione angolare ma anche il campo B. Quindi la cosa più logica è lavorare prima sull'argomento del seno per trovare l'accelerazione angolare. Una volta trovata, la si sostituirà nell'ampiezza per trovare l'intensità di B. Per trovare alfa, l'accelerazione angolare, si può andare a cercare sul grafico uno zero noto. È comodo il ventunesimo, quindi K uguale 21, perché vale proprio precisamente 0,90 secondi. Si tratta di questo 0 qui, T21. Infatti basta contare gli zeri, qui c'è K uguale a 0, quindi T0, questo è T1, T2 e così via, T3, e questo qua giù è T21. Vediamo che corrisponde esattamente a 0,90 secondi. Quindi utilizziamo la formula di prima, T21 uguale 2kπ greco, k uguale 21, diviso alfa sotto radice. Formula inversa, ricaviamo alfa, che vale 163 radianti al secondo quadrato. Ricordiamo che radianti è un'unità di misura fittizia che si può aggiungere e togliere in ogni momento. Un altro modo per ricavare l'accelerazione angolare alfa può essere questo qua, che prende in considerazione l'istante 0,80 secondi. Infatti, a 0,80 secondi abbiamo un massimo di FEM e possiamo calcolare quale angolo complessivo ha ruotato, la spira, di quale angolo ha ruotato la spira dall'istante 0 fino a quest'istante 0,80 secondi. Infatti, basta contare i giri che ha fatto la bobina. Ne ha fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e un quarto. Questo è il primo quarto di rotazione. Quindi si tratta di 8,25 giri che, trasformati in radianti, visto che in ogni giro un giro è formato da 2π greco radianti, fanno un angolo complessivo θ di 8,25 per 2π greco radianti. So che l'angolo cresce con il tempo in modo proporzionale a t quadrato e quindi uguagliando queste due formule, un mezzo alfa a t quadrato uguale a questo valore, posso ricavarmi l'incognita che è l'accelerazione angolare. E con la formula inversa si trova 162 radianti al secondo quadrato, un valore praticamente identico a quello trovato prima. Ora c'è da calcolare l'altro parametro che è l'intensità dell'induzione magnetica B. Allora qui utilizziamo l'ampiezza crescente, quindi dobbiamo andare a considerare i massimi, i picchi della FEM e ricordare che si dispongono su una retta che ha questa equazione qua. Conviene considerare lo stesso picco che abbiamo considerato poco fa, cioè quello corrispondente a 0,80 secondi, cioè questo. E misurando con il righello su questo grafico, vediamo che qui c'è 0,2 volt, il picco corrisponde più o meno come altezza all'86% di questi 0,2 volt e quindi corrisponde a un valore di 0,172 volt. Trattandosi di un valore di picco, qui il seno vale 1. E quindi la formula, l'espressione matematica della FEM si semplifica, seno vale 1, rimane soltanto la retta NBS alfa T. E sappiamo che questo valore di FEM è 0,172 volt. Sappiamo anche tutti gli altri parametri, infatti N sono 100 spire, l'area delle spire è questo valore dal momento che conoscevamo i lati, l'accelerazione angolare l'abbiamo calcolata poco fa, e l'istante di tempo in cui si raggiunge questo valore di FEM è 0,80 secondi, quindi con la formula inversa possiamo trovare il campo induzione magnetica che vale questo valore qua che è all'incirca 0,17 millitesla. Vediamo le unità di misura, i radianti li togliamo, secondi si semplificano, rimane volte per secondo su metro quadrato. Metro quadrato lo scrivo metro per metro in modo che volte su metro diventi newton su coulombe, che è l'unità di misura del campo elettrico. Porto il secondo qua sotto, viene fuori l'ampere e quindi newton su ampere metro è il tesla.
Per calcolare l'intensità del campo B potevamo prendere anche un altro picco, poteva essere comodo questo picco di FEM perché il suo valore si legge subito che è 0,2 volt. Il tempo invece bisogna misurarlo con il righello sul grafico. Questo istante è all'incirca 0,89 secondi e se andiamo a fare lo stesso calcolo di prima mettendo qua 0,2 volt e come tempo 0,89 secondi, grosso modo ritroviamo lo stesso valore di B. Sfruttando quindi le informazioni contenute in questo grafico, abbiamo potuto misurare i due parametri incogniti che erano l'intensità del campo B e il valore dell'accelerazione angolare. Ora quindi la legge con cui varia la FEM nel tempo è perfettamente nota, essendo conosciuti tutti i parametri che vi entrano. Inoltre possiamo anche calcolare il massimo flusso magnetico che all'inizio avevamo immaginato, tanto per fare un esempio, per ragionare che fosse 10 Weber, ma in realtà è molto minore. Infatti il flusso massimo che si ha all'inizio vale BNS, basta sostituire i valori che abbiamo trovato, per trovare che vale poco più di un milliWeber, precisamente 1,25 milliWeber. Quindi il flusso magnetico varia da un massimo di più 1,25 milliWeber a un minimo di meno 1,25 milliWeber.